Continuiamo a parlare dell'attività bradisismica in atto nei Campi Flegrei, quindi della fase attuale di recrudescenza del bradisismo. Sentivo un'intervista di un collega di fama internazionale che parlava e diceva che la caldera dei Campi Flegrei è una caldera particolare, quindi ogni tipo di previsione è destinata a fallire, ma ammetteva che ci sono dei colleghi che non sono d'accordo, cioè che praticamente una previsione di un'eruzione ai Campi Flegrei, che sì, è una caldera particolare, ma è anche monitorata e ben studiata. Ripeto, quindi una previsione di un'eruzione è possibile, non solo è possibile, ma può essere prevista con largo anticipo. Il collega dice di no e dà determinate indicazioni. Parla che per una caldera l'imprevedibilità del comportamento è assoluta. Parla che con il monitoraggio non si può prevedere, ma si possono conoscere man mano le fasi dell'evento che si sta studiando, in questo caso la recrudescenza dell'attività bradisismica, che poi non abbiamo nessuna esperienza su come si evolve una fase eruttiva o preeruttiva in una caldera come quella dei Campi Flegrei. Beh, questo non è del tutto vero, e vi dirò fra poco il perché. Che la caldera dei Campi Flegrei è un sistema complesso ed in fisica tutti tali sistemi sono intrinsecamente imprevedibili. Dipende dal sistema complesso. Le previsioni si fanno quando si conosce la soglia di un determinato fenomeno. E qua non si conosce la soglia di niente, neanche la magnitudo a cui può arrivare un evento sismico nei Campi Flegrei. E anche questo non per tutti è così. Abbiamo già detto nei video precedenti che riguardo a quest'ultimo dato della magnitudo, che un terremoto nei Campi Flegrei può arrivare massimo a una magnitudo di 5.0. Questo è stato ottenuto attraverso l'elaborazione dei database dei terremoti italiani, perlomeno io parlo del database che io ho e conosco, dall'anno 1000 al 1980, che poi è stato aggiornato, siamo nel 2023. Quindi in base a questi dati e ai database che contengono tali dati, i dati quindi degli eventi sismici, in questo caso nel Napoletano e nell'area dei Campi Flegrei, si è potuto pervenire a una stima di una massima magnitudo che si può prevedere avvenga in un'area vulcanica come quella dei Campi Flegrei. Ricordiamo che un terremoto vulcanico non può avere assolutamente la stessa magnitudo di un terremoto tettonico, che i terremoti vulcanici vengono avvertiti di più dalla popolazione perché sono più superficiali, cioè il loro ipocentro, il punto in cui si rompe la roccia, è più superficiale rispetto a un terremoto tettonico. Un terremoto tettonico, avendo un ipocentro profondo, avrà una maggiore area in cui verrà distintamente avvertito. Un terremoto vulcanico invece, avendo un ipocentro poco profondo, quindi essendo più superficiale, nei Campi Flegrei massimo 4 km di profondità, verrà risentito molto di più, cioè più distintamente rispetto a un terremoto tettonico, ma in una zona circoscritta, in questo caso ai Campi Flegrei, Napoli e alla provincia di Napoli. Ma vediamo quello che io ho messo insieme per darvi comunque una certa tranquillità sull'evoluzione del fenomeno, che tra l'altro siamo in una fase in cui si assiste a una certa tendenza alla stabilizzazione, e quindi io sono dell'idea che stiamo andando verso un'inversione di tendenza, cioè a una fase di
stabilizzazione e di inversione di tendenza, quindi una diminuzione e del numero dei terremoti che si verificano per effetto della deformazione della crosta, della caldera dei Campi Flegrei, e a una inversione di tendenza proprio della crescita dell'aumento del livello del suolo. Quindi da una fase di bradisismo ascendente andremo verso una fase di bradisismo discendente. Questo logicamente nell'arco dei mesi, nelle prossime settimane o mesi. Ma la tendenza sembra questa, dall'ultimo paio di settimane. Il professore parlava di sistemi complessi. Vediamo. Nei sistemi complessi l'evoluzione si basa su dinamiche differenti rispetto a quelle della teoria darwiniana sulla selezione naturale, per esempio. L'evoluzione complessa è caratterizzata da un cambiamento discontinuo ed imprevisto che si svolge secondo una dinamica detta biforcazione. In questo tipo di evoluzione il cambiamento avviene in maniera improvvisa. Il sistema raggiunge un punto critico in cui risulta del tutto instabile e il suo futuro è determinato dal caso. La destabilizzazione del sistema può verificarsi a causa di due fattori: forti perturbazioni provenienti dall'esterno o mutazioni interne al sistema stesso che avvengono in maniera più o meno graduale. È impossibile prevedere l'esito di una biforcazione. Il sistema può tanto stabilizzarsi e tornare allo stato di partenza quanto assumere nuovi stati completamente diversi. La particolarità di questo tipo di dinamica evolutiva è che il risultato finale può non essere necessariamente un'ottimizzazione del sistema o un suo miglioramento, ma anche una sua regressione o, nel peggiore dei casi, la sua distruzione. Alcuni esempi di sistemi complessi sono il sistema climatico, esempio di complessità, la crosta terrestre, quando ad esempio si considerano le interazioni che provocano i terremoti. Personalmente ammetto che la caldera dei Campi Flegrei sia un sistema complesso, ma non che sia imprevedibile un'eruzione, seppure essa sia un sistema complesso, perché non è del tipo terremoti. Per i terremoti vale questo che leggevo, che vi ho letto poco fa, cioè che praticamente è impossibile prevedere l'esito di una biforcazione. Il sistema può tanto stabilizzarsi e tornare allo stato di partenza, quindi non avvenire la rottura, quindi un miglioramento, ma anche una distruzione. Cioè la rottura avviene, e avviene in maniera anche forte se è un terremoto devastante, ad esempio i terremoti tettonici. Infatti tuttora nel 2023 un terremoto non è possibile prevederlo, perché sono troppo, vari cambiamenti, vari modi in cui avviene la rottura, sono troppi parametri da tenere sotto controllo che è impossibile determinare si può tentare, oddio, in Giappone ci hanno tentato, ci sono stati casi di previsione anche riusciti, però sono troppe le variabili, mi mancava la parola, sono troppe le variabili che concorrono a scatenare un evento sismico da far sì che possa essere previsto con certezza assoluta. La stessa cosa per le eruzioni? Vediamo. Ho trovato luglio 2022 un articolo che parla della previsione delle eruzioni vulcaniche. La previsione delle eruzioni vulcaniche è la sfida più importante per la vulcanologia, perché può ridurre l'impatto dell'attività vulcanica sulla popolazione e l'ambiente. La vulcanologia ha sperimentato alcuni successi nel prevedere le eruzioni in tempi brevi, ossia giorni o ore. Tuttavia, questi tempi potrebbero essere troppo corti per attuare misure di protezione appropriate. Basti pensare all'evacuazione preventiva della popolazione potenzialmente interessata, ciò specialmente in aree densamente urbanizzate, come ad esempio la nostra, che prevede un'evacuazione da 500.000 a 3 milioni di abitanti. Ora è stato finalmente riconosciuto un parametro, il tasso di alimentazione magmatica. Ripeto, un articolo del 2022, ma ce ne sono anche altri, anche più, molto più di molti anni fa, che parlano di queste cose. Ripeto quindi,
Il parametro è il tasso di alimentazione magmatica, indirettamente misurabile sui vulcani. Questo costituisce un indicatore attendibile, ripeto, questo costituisce un indicatore attendibile per prevedere un'eruzione con anticipo di settimane o mesi. Attenzione! Questo è rivolto al professore che diceva che appunto è più impossibile prevedere eruzioni, soprattutto in una zona come la nostra caldera, la caldera complessa dei Campi Flegrei. Qui parla che il tasso di alimentazione magmatica è un parametro indirettamente misurabile che costituisce un indicatore attendibile per prevedere un'eruzione con anticipo di settimane o mesi. Un gruppo internazionale di ricerca guidato dall'Università degli Studi Roma III ha riconosciuto un parametro indirettamente misurabile sui vulcani con caldere basaltiche. Parla di caldere basaltiche. Il parametro costituisce un indicatore attendibile per prevedere un'eruzione con anticipo di settimane o mesi. Questo è costituito dal tasso di magma che si accumula sotto il vulcano nelle settimane o nei mesi prima di una possibile eruzione. È riconoscibile attraverso la deformazione del vulcano misurata dai satelliti in orbita. Stiamo parlando di una pratica in un monitoraggio satellitare di satelliti messi in orbita che misurano la deformazione del vulcano. Questo l'anno scorso è stato detto questo. I ricercatori hanno verificato l'efficacia di tale precursore su alcuni vulcani attivi nel mondo, come Fernandina, Sierra Negra, Galapagos in Ecuador, il Kilauea nelle Hawaii e Krafla in Islanda. Si tratta di caldere che si sono formate per lo svuotamento parziale della camera magmatica sottostante. In particolare i vulcanologi hanno misurato il precursore nelle caldere che eruttano un tipo di magma molto comune, chiamato basalto. I risultati ottenuti dal gruppo di ricerca dimostrano che è possibile prevedere un'eruzione in caldere basaltiche in almeno l'89% dei casi, una percentuale di successo mai osservata su gruppi di vulcani. La ricerca è basata sulla messa a punto di un modello fisico del comportamento dei vulcani. Questo è stato confrontato con ulteriori dati modellistici che derivano da diverse decine di osservazioni satellitari su vulcani con caratteristiche comuni. Un approccio finora applicato alle caldere basaltiche, che costituiscono una porzione limitata ma non trascurabile dei vulcani attivi del pianeta, circa 600. Tuttavia, un tale approccio innovativo potrebbe essere applicato anche ad altri tipi di vulcani, inclusi quelli con comportamento più complesso. Inoltre, la stima in tempo reale e in remoto, attraverso i satelliti, del tasso di accumulo magmatico apre la strada a una precoce allerta. E poi parliamo di nuovo delle eruzioni del Monte Nuovo, per ricordare ai lettori che non ci sono esperienze, perlomeno metto in evidenza questa dell'eruzione del Monte Nuovo del 1538, in cui si ha esperienza di come si evolve una fase eruttiva e anche preruttiva in una caldera come quella dei Campi Flegrei, perché il Monte Nuovo è un vulcano che si è formato nella caldera dei Campi Flegrei. Perché attenzione, i Campi Flegrei hanno questa peculiarità: ogni eruzione avviene con l'apertura di un nuovo cratere, con la formazione di un nuovo vulcano. Non esiste che uno stesso cratere abbia avuto una nuova eruzione. C'è stata un'eruzione per l'Averno, c'è stata un'eruzione per il Monte Nuovo, c'è stata un'eruzione per la Solfatara, c'è stata un'eruzione per Miseno, un'eruzione per Quarto, un'eruzione per Pianura, un'eruzione per Cigliano, un'eruzione per Monte Barbaro, un'eruzione per Monte Spino, un'eruzione per Agnano, un'eruzione per Astroni, e così andando a menzionare tutti i crateri dei Campi Flegrei. Ogni eruzione è stata un'eruzione che ha avuto contemporaneamente, si è formato un nuovo cratere nella caldera. Quindi è un'attività eruttiva particolare, con formazione di vulcani, anche di modeste dimensioni, nell'ambito della caldera stessa.
ma nessuno di essi ha avuto più di un'eruzione. Cioè, ogni eruzione ha visto la nascita di un nuovo vulcano. Questa è una cosa assodata ed è storica e va messa in quella che è l'esperienza di come si evolve una fase preeruttiva. Sì, per me questa è una fase preeruttiva, perché nel momento in cui io mi accorgo che c'è una deformazione del suolo particolare, questo con la rete di monitoraggio che esiste attualmente, mi accorgo che c'è una deformazione solo, ammettiamo, tra Golfo di Pozzuoli, Accademia dell'Aeronautica e Solfatara, io so che in quel punto siamo prossimi all'apertura di una frattura e quindi di un'eventuale eruzione e la nascita di un nuovo vulcano in quell'area, che deve essere logicamente allertata e quindi bisogna effettuare tutte le operazioni del caso, ma se si può prevedere con largo anticipo tale fenomeno, e si può prevedere con largo anticipo tale fenomeno, secondo il mio modesto parere, e non solo il mio, anche di altri autorevoli esperti del settore, io sono certo che la popolazione verrà messa al sicuro in tempi anche non brevi. Perché prevedere di settimana o di mesi un'eruzione, penso che darà tutto il tempo necessario affinché vengano prese tutte le contromisure necessarie per mettere in salvo la popolazione. Per gli edifici, questo è un altro discorso, è un discorso più politico che scientifico, ma comunque c'è il governo si sta muovendo in tal senso, nel caso dovesse nel in prossimo futuro succedere qualcosa del genere. Attualmente la fase che stiamo attraversando, di cui parlavo nell'ultimo video, è una fase in cui si sta attenuando l'attività sismica, in cui ci sta una sorta di stabilizzazione e sembra di afflosciamento, se mi si consente il termine, di questa deformazione, quindi una sorta di rientro della fase ascendente del sollevamento del suolo. Rientro che potrebbe causare ancora qualche spallata, quindi sciami sismici ce li possiamo aspettare ancora anche nelle prossime settimane o mesi, ma di sicuro, non di no probabilmente, sicuramente un'eruzione non è possibile. In questo momento, con questi dati che già vi ho detto nel video precedente, un'eruzione non è possibile. Vediamo l'eruzione di Monte Nuovo 1538. La ricostruzione degli eventi prima, durante e dopo l'eruzione di Monte Nuovo è stata compiuta in modo multidisciplinare grazie ad indagini vulcanologiche sui suoi depositi. Unitamente a indagini su documenti storici dell'epoca. Vedete, come dico sempre io, la statistica, la storia e i dati scientifici messi insieme danno un buon modello da poter adottare per confrontare, comparare un evento del passato a quello che sta succedendo attualmente. L'eruzione è durata una settimana ed è stata caratterizzata da tre differenti centri eruttivi, ognuno con tre fasi eruttive distinte. Il centro principale era localizzato in corrispondenza dell'attuale cratere, mentre i due centri minori in corrispondenza dei versanti meridionale e nord-orientale dell'edificio vulcanico. La sequenza dei depositi dell'eruzione è stata suddivisa in cinque membri. L'eruzione è iniziata il 29 settembre 1538 alle 19 e la sua prima fase eruttiva è durata sino alla notte del 30 settembre. Tale fase ha prodotto piccole colonne eruttive e continue esplosioni freatomagmatiche che hanno generato correnti piroclastiche. Il membro A, il primo, è stato deposto in circa 12 ore di attività del centro eruttivo principale e ha costruito gran parte del cono attuale. Il centro secondario, sul versante meridionale dell'edificio, è stato invece responsabile delle esplosioni freatomagmatiche, cioè magma misto ad acqua, che hanno generato i depositi della corrente piroclastica del membro B, il secondo, lungo il versante.
Contemporanee esplosioni stromboliane dai centri secondari hanno depositato il membro C, il terzo, in un'area alquanto limitata. Dopo tale attività seguì una pausa di circa 2 giorni. L'eruzione riprese il 3 ottobre alle 16 e durò fino alla notte successiva, con la deposizione del membro D, il quarto, a seguito di una sequenza discontinua di esplosioni a bassa energia, da magmatiche a freatomagmatiche, ricordo, freatomagmatiche, acqua e magma, dal centro principale. Il 6 ottobre l'attività esplosiva ripresa alle 16 e durò qualche ora con esplosioni magmatiche di bassa energia, in corrispondenza di un piccolo duomo lavico intracraterico, accresciutosi durante i 2 giorni precedenti. In questa fase, durante la quale vi furono 24 vittime avvicinate al cratere, si formò il membro E, il quinto ed ultimo. Studi multidisciplinari. Questo perché non si ha nessuna esperienza su come si evolve una fase eruttiva o pre-eruttiva in una caldera come i Campi Flegrei. Mi sembra di leggere il contrario leggendo quello che vi sto appena descrivendo. Studi multidisciplinari hanno dimostrato che nel periodo compreso dal 1251 e il 1536 si ebbe un sollevamento generalizzato della parte centrale della caldera dei Campi Flegrei, con un picco massimo di 14 metri a Pozzuoli. Addirittura si parla di un picco massimo di 14 metri a Pozzuoli. Le maggiori deformazioni si ebbero negli ultimi 2 anni prima dell'eruzione e si concentrarono principalmente nell'area dell'attuale Monte Nuovo con un sollevamento massimo di 19 metri. Quindi, ripeto, le maggiori deformazioni si ebbero negli ultimi 2 anni prima dell'eruzione di Monte Nuovo e si concentrarono principalmente nell'area dell'attuale Monte Nuovo con un sollevamento massimo di 19 metri, 2 anni prima. In tutto questo tempo, volendo sommare tutte e tre le fasi bradisismiche, quella del 69-72, quella dell'82-84 e quella del 2005-2023, attualmente ancora in atto, che è ancora in atto, non siamo arrivati neanche a 4 metri di sollevamento. Volendo esagerare, diciamo, non siamo arrivati neanche a 5 metri di sollevamento, ben lontani dai 19 metri, 14 metri, 2 anni prima questa. Da 69, volendo contare dalla prima fase bradisismica a questa attuale, sono passati 54 anni. Sarebbe già avvenuta un'eruzione. Abbiamo capito che la caldera dei Campi Flegrei è un sistema complesso e quindi imprevedibile, anche se io penso che il collega si riferiva ai terremoti. Ma questo sistema complesso, cioè la caldera dei Campi Flegrei, prima di tutto è stata ben studiata, come vedete da questo esempio dell'eruzione del 1538 di Monte Nuovo, dove si arriva a dire che addirittura le maggiori deformazioni si ebbero negli ultimi 2 anni prima dell'eruzione. E si misurano anche i sollevamenti. 14 metri, picco massimo, e un sollevamento massimo di 19 metri nell'area dell'attuale Monte Nuovo, in 2 anni. In 54 anni, volendo sommare tutto, siamo arrivati a 5 metri, 4 metri, 5 metri massimo. Poi continuo a dire, sin dal 1503, 35 anni prima, si riporta una moderata sismicità e l'emersione dal mare di nuova terra, come testimoniato dalle richieste di costruire abitazioni sulla nuova terra per sostituire quelle danneggiate dai terremoti che accompagnavano il sollevamento. Nei mesi che hanno preceduto l'eruzione, i terremoti si intensificarono al punto da essere avvertiti anche a Napoli e con forte intensità nei 9 giorni precedenti l'eruzione. Mi si può dire che queste cose sono accadute. Mesi che hanno preceduto le eruzioni, i terremoti si intensificarono, appunto ad essere avvertiti anche a Napoli, l'abbiamo avuto, cioè ci sono stati sciami sismici intensi e dove le scosse più forti sono state avvertite distintamente anche a Napoli.
sono avvenuti terremoti anche di forte intensità nei giorni precedenti l'eruzione. Non c'è stata nessuna eruzione. Non c'è stata nessuna eruzione. Non è lo stesso. Già dal 1503 si riporta una moderata sismicità e l'emersione dal mare di nuova terra. È emersa nuova terra dal mare? Sì. In un certo senso il bradisismo ascendente ha fatto sì che le navi non potessero più attraccare facilmente lungo la darsena del porto di Pozzuoli. Questo sì. Ma dal 1503 al 1538 sono passati 35 anni. Dal 1969, data in cui è iniziata la prima fase bradisismica di queste ultime tre, di cui l'ultima è ancora attualmente in essere, sono passati 54 anni, non 35. Direbbe il collega, ma è una praticamente, essendo un sistema complesso, una volta 35, una volta 54, una volta 100, una volta 150 anni, ma ci sono dei fenomeni precursori ben definiti, già ve li ho detti, non mi stancherò mai di ripetere. Variazioni della temperatura, variazioni della composizione chimica nelle fumarole, variazioni nel campo gravitazionale del posto, che indica la risalita del magma, variazioni altimetriche, variazioni nel tasso di sismicità, variazioni nella deformazione del suolo e della velocità di sollevamento del suolo. Tutte cose che attualmente, parametri misurati e misurabili, che attualmente stanno al di sotto della famosa soglia di cui parla anche il collega. Si conosce la soglia, certo che si conosce. Superato un certo numero, sì, perché si passa da una fase? Perché si passa da uno stato di allerta all'altro? Perché si passa dal rischio verde, giallo, arancione e rosso? Così? Sulla base di dati scientifici. Quindi sulla base di dati scientifici, io confermo che siamo ancora a livello giallo e fra non molto si rientrerà a livello verde. Fenomeni precursori di un'imminente eruzione non ce ne sono, anzitutto fa presagire che il fenomeno finirà come è finito l'ultimo evento bradisismico dell'82-84, quindi con la totale assenza di un'eruzione, che personalmente ritengo non solo improbabile, non solo trascurabile come evento a breve termine, ma addirittura collocabile nel prossimo secolo, secolo e mezzo. Cioè io prevedo una possibile eruzione tra un 100 e 150 anni al massimo, che per la Terra non sono nulla, come dovrebbe ben sapere il collega. Per la Terra 100-150 anni non sono nulla rispetto alle ere geologiche. Dice, ma come fai a fare questo tipo di previsione? Con la statistica. Una statistica che è arricchita dalle fonti, dalle documentazioni storiche e da dati scientifici. Unendo queste cose, si può stabilire un modello matematico in grado di dare la probabilità che un evento si verifichi. Il mio modello mi dà la probabilità che l'evento si verifichi tra un 100-150 anni a partire da quest'anno. Di sicuro un'eruzione a breve termine è trascurabile. Io dirò ancora di più. È inesistente. Il rischio di un'eruzione imminente è inesistente. Non è neanche trascurabile, è inesistente per le cose come stanno prendendo, per come si stanno mettendo le cose. Sfido chiunque a dirmi il contrario. È inesistente. Non ci sono precursori che fanno pensare
a un'eruzione imminente. Il rischio di un'eruzione imminente o a breve termine o a medio-lungo termine, sì, anche a medio-lungo termine, medio-lungo termine intendo un anno, due anni, è inesistente. Anzi, la fenomenologia in atto in queste settimane, in queste ultime due settimane e in questi ultimi giorni lascia presagire un'inversione di tendenza e la tendenza, scusate il gioco di parole, a una fase di stabilizzazione della fenomenologia barisismica. Quindi stabilizzazione e poi bradisismo discendente, così si recupera qualche centimetro nella fase di bradisismo discendente, cioè la Terra invece, il Sole invece di sollevarsi ridiscende. Ci sono state fasi di bradisismo discendente durante le ultime tre fasi, cioè del 69-72, 82-84, di 100 centimetri, di un metro di discesa del suolo. Quindi attenzione, in questo momento eruzione non può venire. Non ci sono i precursori che fanno pensare che ciò sia possibile. Non solo, io personalmente prevedo un'eruzione a lungo termine. Lungo termine intendo minimo 100-150 anni a partire da oggi. Questo non significa che il sistema non va monitorato, ma deve continuare la monitorizzazione, deve continuare soprattutto l'attività di prevenzione e di verifica dell'abitato. Bisogna verificare gli edifici scolastici, gli edifici, gli ospedali, gli edifici dove le persone lavorano e anche gli edifici dove le persone risiedono, soprattutto quelli della zona rossa e della zona rossa e della zona gialla. Questa è l'unica prevenzione da fare: controllare la stabilità degli edifici sottoposti in questo periodo in cui ci sono avvenuti e avverranno fin quando non finisce del tutto la fase di bradisismo, vedere quindi la stabilità degli edifici che sono stati sollecitati da questi sciami sismici, che sono stati quindi in un certo senso stressati da questa attività sismica, e quindi qualcuno di essi, soprattutto i più antichi edifici che già hanno subito altri stress dovuti sempre a attività sismica conseguente al bradisismo di cui i Campi Flegrei sono noti, che potrebbero essere dichiarati inagibili. Queste sono misure preventive che vanno fatte e dovranno continuare a essere fatte, anche se l'attività bradisismica sta dando segni di rientrare e di il fenomeno di stabilizzarsi, e praticamente nelle prossime settimane e mesi vedremo l'inversione di tendenze di tale fenomeno. Di questo io sono convinto. Quindi eruzioni a breve termine non ce ne sono, la possibilità di essere trascurabile, se non del tutto assente per me, e per la mia previsione, il mio modello messo insieme raccogliendo dati statistici, fonti storiche e dati scientifici, mi lasciano pensare che prima di un secolo e mezzo, non succederà nulla. E anche questo è soltanto una probabilità. La certezza è, lo ripeterò fino alla noia, che attualmente non esistono fenomeni che ci lasciano presagire l'imminenza di un evento eruttivo. Che anzi, l'attuale andamento del fenomeno bradisismico lascia presagire un'inversione di tendenza, quindi una stabilizzazione della fenomenologia e successivamente la fase discendente, quindi l'inverso di quello che sta avvenendo adesso. Il Sole invece di ascendere, discende, invece di sollevarsi, tende a
scende il livello del suolo e quindi il livello del mare sale. Discendendo il suolo, il livello del mare sale. Ascendendo il suolo, il livello del mare tende ad abbassarsi. E quindi le navi non riescono ad attraccare. È il balesismo ascendente che provoca questo. Il balesismo discendente, cioè la fase discendente, fa rientrare questo fenomeno. Certo, nel corso di mesi e mesi e mesi, non subito, non da un giorno all'altro. Ma la tendenza è questa, cioè alla stabilizzazione e all'inversione di tale tendenza. Quindi eruzione non esiste, cioè come dicevano anche già qualche settimana fa, la probabilità di un evento eruttivo a breve termine oggi è trascurabile. Io rafforzo ancora di più il termine, è assente, non c'è, non esiste la probabilità. Anche se è un sistema complesso sì, è vero, ma monitorato e storicamente documentato. I cambi Fekei hanno una loro storia documentata, hanno studi multidisciplinari che dimostrano come un'eruzione del tipo Monte Nuovo non avvenga da un giorno all'altro, ma ha tutta una fase che attualmente, per quello che abbiamo vissuto, ha vissuto tutte e tre fasi bradismiche, io ne ho vissute due, quella dell'82-84 e questa attuale, fanno capire che un'eruzione non avverrà. Non è avvenuta e non avverrà, perlomeno in questo, neppure in questa fase bradismica, che ripeto, sta andando verso l'inversione di tendenza, come vedrete pian piano nei prossimi bollettini, che appena avrò quello dell'ultima settimana, vi aggiornerò immediatamente. Vedremo chi alla fine avrà ragione. Certo, la certezza assoluta non esiste, ma personalmente e storicamente e scientificamente e statisticamente parlando, io posso darvi il 98,9% di probabilità che non avviene nessuna eruzione nell'arco dei prossimi 100 anni. 98,9%. Penso che è abbastanza tranquillizzante questo messaggio, spero. Ma diciamo pure il 99%. Insomma, la probabilità che avvenga rientra in quella che in meccanica quantistica si dice il fatto del bicchiere quando cade dal tavolo e si rompe. Se è possibile che i pezzi che si trovano a terra risalgano di nuovo sul tavolo e il bicchiere si ricompone. È un evento che può accadere? Sì, può accadere. Ma deve passare un tempo superiore all'attuale età dell'universo affinché accada. Affinché collassi la giusta funzione d'onda, si dice in fisica. La stessa cosa in questo momento nell'eruzione vulcanica. È come il bicchiere che cade a terra e che si ricompone sul tavolino. La stessa probabilità nelle condizioni attuali. Questo per quanto riguarda il mio modesto parere, corroborato da studi storici, scientifici e statistici. Quindi tranquilli. A parte il fatto che un'eruzione si può prevedere. Si può prevedere con largo anticipo e quindi avendo questi fenomeni precursori, avvenendo con largo anticipo, settimane, se non addirittura mesi prima, le persone, la popolazione e le autorità competenti, però sempre in costante comunicazione con le autorità, cioè l'INGV e l'Osservatorio Siciliano deve essere in costante contatto con la prefettura, col prefetto, e quindi praticamente si devono dare le comunicazioni. Prefetto, con la protezione civile, quindi protezione civile, INGV, protezione civile. Ci deve essere uno scambio di informazioni tale che l'INGV al momento opportuno dice guardate, il fenomeno sta rientrando, non possiamo rientrare nella
fase verde, neanche gialla, che auspico succederà nei prossimi mesi, sono convinto anzi che succederà nei prossimi mesi. Oppure al contrario, dalla fase gialla passiamo alla fase arancione, comunicando dati che al momento non esistono. Non ci sono precursori tali da farci passare da una fase gialla a una fase arancione. Anzi, ripeto, ci stiamo avvicinando verso un rientro della fenomenologia bradisismica e quindi alla stabilizzazione e alla decrescita di tutto ciò che accompagna queste fasi bradisismiche cicliche, in questo caso la sismicità. Ripeto, spallate anche nella fase discendente, anche nella fase nell'inversione di tendenza ci potranno sempre essere, anche quando si rientra, anche quando si stabilizza il fenomeno. Ma questo non significa che ricomincia il bradisismo. Significa che, diceva qualcuno, è un fenomeno come se fosse il respiro di un vulcano. Ecco. La degassificazione sta già avvenendo, si parla di 3-4 tonnellate di anidride carbonica al giorno emesse dalla solfatara, quindi il processo di degassamento sta avvenendo e continua ad avvenire e questa è una cosa positivissima, che lascia presagire ancora di più l'evoluzione positiva, quindi un'evoluzione benigna del fenomeno, non un'evoluzione negativa, non un'evoluzione maligna, quindi non assolutamente un'evoluzione, la escludo nel modo più assoluto. Come il collega dice che l'imprevedibilità del comportamento di una caldera assoluta, io dico un'eruzione vulcanica nello stato attuale è un evento assolutamente impossibile che si verifichi. Grazie.